discussione, perché è sempre molto interessante questa decastrazione. Non prendiamo ad esempio quello che fanno gli Stati Uniti con gli animali, perché noi vediamo questa società molto avanzata dal punto di vista diciamo della tutela degli animali. In realtà adesso sta entrando una moda molto frequentata negli Stati Uniti, e cioè, visto che i tumori mammari degli animali sono i tumori di più frequente riscontro, loro a 6 mesi di età fanno la mastectomia bilaterale a tutti gli animali, cani e gatti. Allora, voi capite che tra un po' troveremo gli chassis degli animali che girano, privati degli organi, più a rischio dal punto di vista oncologico. Quindi attenzione, perché questa non è modernità, non è benessere degli animali, è qualcos'altro. Io vorrei fare una domanda. Allora, prego. Sì. Però perché non vieni qua? Lei sta nascosta nel popolo di chiuso so oggi. Ma io mi sento. Ma è facile anche fare il sopra. Il problema è questo, perché allora, avendo fatto parte anche di associazioni grandi, adesso occupandomi di altre tante cose, noi troppe volte siamo andati a sbattere col veterinario che diceva: ah, un primo parto bisogna farlo. No, sì, anche noi. Ecco, abbiamo il 2-3. Ecco, il primo parto, lei, nel discorso che siamo adesso, i suoi colleghi, con l'associazione è stata fatta anche una lettera a tutti gli ordini, noi siamo 5 province, nessuno ci ha risposto. C'era due le domande: butta fuori il gatto quando sei incinta e a un gatto fa anche un cane il primo parto. Ancora noi abbiamo questi problemi. Quindi lei sostiene che sarebbe... No, io non sostengo, che guardi, io starei da giù. Fa una domanda così e poi la sostiene. Vabbè, comunque è importante la domanda, adesso prego. Allora, butta fuori il gatto al primo mese, cose di questo genere. No, butta fuori il gatto quando una è incinta. Dicevo, il primo mese di gravidanza. Anche questo però in genere il ginecologo lo dice. Oppure, perché noi ci scontriamo come categoria, diciamo, medica, perché anche noi non siamo veterinari, siamo medici veterinari, e io lo dico sempre anche agli studenti, ricordate che siete dei medici, prima di tutto. Anche sul fatto delle micosi, che il gatto trasmette i funghi, l'avrete sentito dire, attenti, perché i gatti... Guardate che è stato fatto uno studio in Francia, molto carino, e si è visto che il 46% delle micosi che il gatto aveva ricevuto derivavano dalle onicomicosi, cioè dai funghi che vengono sulle unghie delle persone, che sono delle micosi diffusissime per chi fa attività atletica, sportiva, eccetera, e che i gatti ricevevano e poi ovviamente sviluppavano in un certo modo e si trasmettevano all'uomo. Quindi si è un po' sovvertita questa visione, perché a volte c'è stato questo. La storia della tutela, è giusto ragionare nei termini di tutelare la donna gravida, ci mancherebbe altro, però la verità è che la gran parte delle toxoplasmosi, perché poi alla fine parliamo di questo problema, viene assunta dalle persone che mangiano verdura non ben lavata e carne cruda o insaccati. Il gatto, specialmente quelli che vivono in appartamento, non hanno nessuna o bassissima probabilità di trasmetterlo, perché loro prendono questa malattia o dai selvatici, dai roditori che sono in giro fuori, selvatici anche loro. Quindi questo non vuol dire abbattere le tutele, però avere coscienza di sapere quello che si sta dicendo. Questo è quello che voglio dire. Grazie professore. Alzate la mano, alzate la mano, che forse vi passiamo un microfono. C'è un microfono in sala, l'avete già comprato. È quella dei veterinari però, che dicono ancora che dicono adesso ancora che c'è il microfono. Anzi, saluto la senatrice Amati e chiedo come sta Giotto. Benissimo. No, ferma, no, adesso non benissimo. Conosci le battute a voler dormire. No, perché questa è veramente stata bruciata. Perché la senatrice Amati da un po' di tempo è diventata cattara, quindi pesantemente cattara. No, ma prima l'avevi in giardino, adesso ti ricordo Giotto staccata. Dobbiamo fare la sorpresa finale perché lei è qui stasera per apprendere e oltre che per presenziare. Prego. No, sotto, guarda, Silvana. Io non devo dire niente, sono venuta per sentire e imparare qualcosa di più, anche perché i gatti l'ho sempre avuti, sia diretti, poi morti, poi da
diciamo, affido, nel senso che tante vicine le avevano, io li tenevo e salivano, eccetera. Adesso c'è Giotto, che voi ci avete affidato, che è il padrone Giotto di casa, ovviamente Alfio, che stasera o domani verrà da me per una... Ecco, per esempio, faccio una domanda. Noi abbiamo preso due fratelli, io e mio figlio, in modo da... ciascuno in un'abitazione diversa, in una casa diversa, in modo che quando ciascuno di noi deve andare via per qualche giorno, per una vacanza o per un lavoro, li rimettiamo insieme, pensando che questa cosa fosse facile, e invece non è poi così facile, anche se sono fratelli. Il primo giorno è un giorno complesso, nonostante che appunto abbiano vissuto all'inizio insieme e che non più di un mese passa da quando si ritrovano insieme. Infatti lo devo riprendere tra stasera e domani, e ho qualche timore delle prime, dei primi problemi. Comunque hanno ancora neanche 6 mesi, quindi spero che ancora riescano a sopravvivere. Cosa dice? È un'operazione che comunque, se si fa spesso, perché pensavo che tra l'olfatto, la nascita in comune, la convivenza iniziale, ci potesse essere in fondo un'affinità. L'animale riconosce, no? Le persone anche a distanza, quindi perché non il suo fratello? Allora, il fatto di essere nati dalla stessa madre è totalmente differente, sono comunque due individui a sé, e il vivere, o meglio, l'aprire le porte al proprio territorio per un gatto, che sia aprirle al fratello, alla zia o alla mamma, fa poca differenza. Se ancora sono piccoli, abbastanza giovani, sicuramente mi si facilita un pochino il compito. Magari la cosa ideale sarebbe evitare di metterli insieme appunto dentro casa, ma lasciare, diciamo, una parte di casa ciascuno, possibilmente separata da una porta dove si possano vedere, o magari una porta su chiusa, e poi piano piano scambiare al limite due. Però il fatto di farlo spesso cambia molto poco, molto molto poco, perché comunque per loro è l'invasione dei propri spazi, dei propri odori, delle proprie cose, delle proprie abitudini. È difficilissimo far convivere saltuariamente due gatti, fratelli o non fratelli, cambia poco. Addirittura a volte, quando si porta uno dei due gatti conviventi dal veterinario, per esempio, a fare una visita, a fare... non necessariamente un intervento chirurgico, che può avere degli odori, no? Un pochino più invadenti, quando lo si riporta a casa, il gatto uscito può essere aggredito da quello che è rimasto a casa. Esatto, questo proprio perché per loro il riconoscimento olfattivo del convivente è una cosa, il riconoscimento olfattivo di un altro significa dire tu sei un estraneo, cioè annusare un estraneo, uno che non vive con me, significa identificarlo con l'estraneità. Quindi loro vivono in due case diverse. Per cui non sono più fratelli, adesso li faremo adattare ormai domani, e poi li fate adattare per questa volta, e per la prossima secondo me dovete andare ciascuno nella casa dell'altro per accudire il gatto. Okay. C'è qualcuno in fondo che ha alzato la mano? No, ho visto una mano alzata. Ah, prego, abbiamo pochi minuti perché poi scatta il tassametro, questi costano no, molto. No, io volevo collegare questo discorso qua, Maria Chiara, perché anche non solo sul gatto di un appartamento, perché è difficile anche inserire un gatto nuovo in una colonia felina esterna, cioè dove lo spazio invece ce l'hanno tutti, esatto, cioè non è solo il discorso dell'appartamento. Infatti anche quello che loro hanno, che tutte le associazioni poi fanno della sterilizzazione, portare via il gatto, a sterilizzarlo e riportarlo, rimetterlo in colonia, è sempre, tanto sicuramente l'avrete avuto esperienza, non facile, perché comunque il gatto torna con un po' meno riconoscibile rispetto non a prima. Non si porta nell'ora dove tu gli dai da mangiare. Certo. Perché c'è tutti. Ah, ecco. Sono troppi. E sono troppi, allora tu lo porti, dai da mangiare il pomeriggio, lo riporti la mattina.
lo so che sono sempre viaggi qua e là. Comunque il discorso della sterilizzazione che viene consigliata, cioè o meglio la prima cucciolata che viene consigliata non ha alcun fondamento scientifico. Ma io adesso sempre, la domanda è a loro, lo possono dire, veterinario? Lo dicono? Lo dicono ancora? Il problema è perché l'ho fatta lei la domanda, perché questo, i veterinari lo dicono. Allora, tutte le volte in cui non c'è un dato scientifico, ciascuno se ne appropria e può dire quello che vuole. Perché dice, secondo la mia esperienza, e quello è inconfutabile, ma la prima cosa che dovreste dire è dove lo posso trovare scritto questa cosa che lei mi sta dicendo. Fate questa domanda quando qualcuno vi propone un'idea di questo genere, perché è paradossale. Ma guardate che per anni è stato detto nei cani che se un cane si accoppiava con un setter, magari era un cocker, poi per tutta la sua vita avrebbe fatto bastardi. Ecco, non voglio dire, e questo è stato sostenuto anche purtroppo da alcuni medici veterinari. Allora, però lo vogliamo dire, anche medici generici della medicina umana a volte dicono delle robe spaventose, spaventose. Quindi i medici hanno la libertà di dire cose spaventose, va bene? La mettiamo così per addolcire un po'. Però noi non possiamo mai dirglielo, perché quello che ce lo dice la persona che ha fatto già partorire il gatto, perché gliel'ha detto il veterinario e poi a noi ci chiamano per i cuccioli. Allora tu non hai mai il contatto diretto di potervi dire. Io chiederei a voi, nei vostri convegni, non dite più ste scemenze, perché ormai quelli delle associazioni non ci credono più. Ecco. Io mi avvicino un po' a chiudere, poi fare una domanda alla nostra giovane relatrice. Bravissima. Come mai hai scelto, ti do del tu, perché io c'ho i colpi di luna, qui c'è il colpo di sole, però insomma i miei sono molto più costosi, sta tranquillo, è difficile mandarli via. Come mai hai scelto questo tema per questa occasione? Prendi un microfono per favore, se riesci a trovarlo lì. E sotto c'è un on off di sotto. Sì, però si accende con off. No, e già scarica la batteria, questa opzione non c'è. E perché ho scelto... No, come ti è venuta l'idea, dici io stasera mi butto e faccio questa relazione. Io sono curioso, spero. No, perché in realtà, cioè io vivo con due gatti. Simbiosi praticamente con uno dei due, perché è sempre con me. E lui che vive con te. È lui che vive con me. E l'altro cioè lui mi dà il permesso di vivere insieme a lui. E quando io faccio i miei lavori, creo, dipingo, scolpisco, lui è sempre lì, sempre, è curiosissimo, mette le zampe, tocca, a volte beve anche l'acqua con il colore, magari è bellissimo, però lo fa. E quindi secondo me era stimolante vedere a quando risaliva appunto questo rapporto fra l'arte e il gatto, perché l'arte secondo me è veramente collegata con il gatto in tutto e per tutto. Perché è un animale magico e l'arte è magica alla fine, perché parla però senza parole, cioè nel senso con le immagini, cioè la magica. Oh, posso dire che intanto tutti gli animali sono un po' magici, ma tutti coloro che hanno un cervello, e il cervello è una cosa che è ancora molto bella da studiare tutti insieme. Se riuscissimo poi a capire il linguaggio degli animali e fare quattro chiacchiere con loro, se non sarebbe proprio male, secondo me. Credo che anche tu sia contento di questa ipotesi. L'altra cosa che mi interessa, chiedo scusa, è invece come è venuta fuori la relazione. Tu so che sei una studiosa di queste cose e quindi stasera ti sei esibita, ti sei esibita, ma in realtà che cosa hai appreso di essenziale, oltre a quelle cose belle che c'è, la tua spremitura del limone in quello che ci hai detto? Qual è la cosa che ti ha colpito? Sì. Sì, sotto sempre un off, e se non c'è ve lo do io. E a te sì. Ma intanto essere parte di un contesto grande, no? Cioè essere parte di un approfondimento che non credo di aver mai potuto vedere o ascoltare, no? Fino ad oggi.
dove autorevoli relatori dal vissuto completamente differente dal mio avrebbero portato un contributo. L'idea di avere avuto assegnato un tema, il gatto e la donna, che è la cosa più ampia che si possa avere, anche di difficile attuazione, mi ha portato a ripensare a me, alla mia relazione nella vita, cioè al mio stare al mondo, al mio essere così affezionata agli animali, al mio vivere in questo modo il gatto, e forse a trovare delle risposte. E oggi ne ho avute tantissime, e grazie a tutti loro, a tutti. E so che sto facendo la cosa giusta. Ti ringraziamo. Le nostre due amiche in divisa hanno già detto molto, speriamo di poter aiutare soprattutto nella loro attività di promozione, attrazione, selezione e formazione per i giovani a far parte delle vostre organizzazioni di volontariato. Tra l'altro il volontariato è un'area enorme, che è una delle colonne della nostra società, troppo spesso dimenticata. Cioè, noi ci vogliamo sempre le forze armate, la protezione, ma il volontariato è veramente un'area in cui forse anche il centro politico dovrebbe cominciare operativamente a vederci dentro. Prima di tutto io devo chiudere, devo ringraziare quello che mi sono segnato, che non sposatevi, c'è sempre il suggeritore, cioè amate la moglie, amate, ma se potete cercate di... Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Alberto. Alberto è l'artista che è andato via, ma lo ringraziamo. Allora, noi lo ringraziamo, chi lo incontrerà, tu, io, cioè lo ringrazieremo, perché è l'artista che si è fatto gli acquarelli in fondo. Poi ho deciso, di suggerire un ringraziamento alla senatrice Amati per i gatti, che adesso ha anche in casa, gli altri non così. Poi mi manca invece di ringraziare gli amici del MUSINF, cioè del Museo della Fotografia di Senigallia, che sono venuti a fare il servizio fotografico di cui avremo le loro opere. Sono costosissimi, perché una volta che ti fanno la foto continueranno a romperti le scarpe per tutte le volte che riappare in pubblico. È un prezzo però veramente molto caro, e vi ringraziamo. Infine io ringrazio i presenti, ovviamente i relatori. Ringrazio mia moglie Marisa, perché senza di lei non avrei preso due cose. Primo, come si sopporta ad essere Homo sapiens maschile, e lei lo fa benissimo, e soprattutto perché mi ha ridotto alla condizione di vegetariano, e oggi mi sono orgoglioso, e quindi vivo felicemente. Prima però che avanzo un pochino, dobbiamo anche ringraziare una persona a cui cede il microfono, che è il consigliere regionale, il nostro amico Sandro Bisoli, che è arrivato per impegni un po' in ritardo, ma sicuramente ha percepito lo spirito in cui ci muoviamo, e a cui siamo grati. Il dottor Zavaglia rappresenta la regione, lui rappresenta l'organo, diciamo, politico della regione come consigliere. Quindi ringrazio Zavaglia per primo come rappresentante dell'istituzione, e poi la parola. Grazie, buonasera a tutti. Io innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma ultimamente ho un karma negativo dove gli appuntamenti si sommano e uscirò da questo tunnel, quindi prima o poi sono abbastanza fiducioso. Ringrazio tutti i presenti, vedo la senatrice, vedo anche l'ex consigliere regionale Carassai, tutti quanti voi. Se siete qui è colpa mia, nel senso che sono io che ho voluto questo evento, mi sono fatto promotore presso il Consiglio regionale per far sì di concedere un finanziamento alla LAV per una serie di iniziative. Il merito non è mio, ma è di Marisa, a cui io farei un applauso, perché veramente è magica. Io ogni tanto la chiamo Maria, un po' Marisa, così. Basta che fai miau, rispondi. No, io avevo chiesto solo una cosa a Marisa, di fare un evento di un certo livello, con un budget però limitato. E quando mi ha fatto vedere la locandina, ho detto, ma ce la facciamo, perché i relatori sono di altissimo livello, credo che siano qui quasi
se non a titolo gratuito. Ecco, a titolo gratuito, quindi merito anche a loro, quindi grazie veramente, perché non è da poco. E quindi, ecco. Quindi ecco, ha fatto per l'ennesima volta questo miracolo. Mi è dispiaciuto tantissimo arrivare in ritardo, perché ci tenevo soprattutto anche a vedere i bambini che recitavano queste poesie, perché immagino siano stati fantastici, veramente. Visto che ho percepito qualcosa, allora così vi lascio con una mia piccola considerazione. Io sono stato adottato da due gatti, diciamo così. La mia famiglia, nel senso che ci sono due gatti che hanno deciso che il loro territorio è, nel loro territorio è compresa anche la mia abitazione. Quindi, quindi loro vivono in libertà. Io do loro da mangiare, ho fatto una piccola cuccia, diciamo così, dove magari ho avuto sempre il rimorso, che non ho mai detto a nessuno. Perché dico, magari d'inverno mi faceva un po' pena, no, lasciarli fuori così, però ho sempre resistito a questa tentazione di portarli in casa, perché io credo che gli animali devono vivere in libertà, e quindi erano liberi prima e sono ancora liberi, hanno quindi solo un appoggio nella mia abitazione, dove trovano rifugio quando vogliono. Mi sembra di capire, da quello che ho sentito, che tutto sommato non ho sbagliato proprio tantissimo. No, però poteva fare meglio, metti così... una gattaiola, esatto. Così loro scelgono ogni sera se vogliono stare dentro o fuori. Okay. Sarebbe accetto, accetto, grazie per il consiglio. Grazie per il consiglio. E poi niente, ci tenevo a questo approfondimento perché, ecco, voglio dire una cosa, ecco, da politico, diciamo così. Noi abbiamo come regione una legge scritta bene. Scritta bene, e anche qui Marisa ci ha messo la zampina. Esatto, quindi scritta bene, però applicata male. Cioè, nel senso che non viene spesso applicata. E quando viene applicata, non viene applicata nella sua interezza. E la gravità ancora maggiore di questa cosa è che, mentre per i cani, tutto sommato, da parte delle amministrazioni, sempre con i limiti, c'è una maggiore attenzione, per i gatti proprio zero. Quindi fare ad esempio un'oasi felina, no? Adesso io sto cercando, con l'aiuto di tanti amici, di vedere se riusciamo a imporre, tra virgolette, ai comuni di realizzare le cose che... È difficile. Sì, sì, so tutto, però nella pratica... Sì, so tutto, però mi dica lei quante osi per niente. Quindi nella pratica è molto difficile. Allora io, ecco, volevo fare questo incontro, questo appuntamento, perché è anche un momento... primo di riflessione e di approfondimento, ma anche so che la stampa comunque è venuta, ci sarà qualche... No? Quindi è stata, io sono arrivato in ritardo, mi scuso ancora, però è stato partecipato, mi dicono di cosa. Quindi ecco, è anche un modo per uscire verso l'esterno e l'opinione pubblica e sensibilizzare, diciamo, un po' tutti su questa tematica che spesso invece è trascurata. Quindi io vi ringrazio veramente tantissimo per la vostra partecipazione, ringrazio di nuovo tutti i relatori, la giovane relatrice anche, e soprattutto, ecco, chi ha organizzato in maniera impeccabile questa serata. Grazie a tutti. C'è i fotografi, infatti vogliono fare una foto di gruppo, perché intanto al popolo io chiamerei un applauso anche al moderatore, vi prego, abbiamo ringraziato tutti, ma un professore, un luminario, grazie. Proprio vicini, allora, chi è che mi fa questa?
compagnia del... No, c'era scritto dietro, Mondo Gatto. Vabbè, ma ce l'avrò mai fatto. Forza, fate il posto di volo. Ok, ma togliamo la ricetta. Mi raccomando, la parte. Gisella. Gisella, bene. Grazie.